Allora, Giuseppe, 4 punti in 2 partite, migliore striscia, anche se piccolissima, positiva del Catanzaro, soprattutto 0 gol subiti in 2 partite. È una squadra più ordinata, che si difende meglio, rischia di meno. Che cosa sta cambiando, se è cambiato qualcosa? No, di cambiare non è cambiato nulla. Probabilmente l'atteggiamento diverso che si mette in campo, la voglia di portare più punti possibili, quello sicuramente fa tanto. Ripeto, in questo momento dobbiamo soltanto cercare di fare più punti possibili prima di gennaio, anche perché altrimenti è dura, capito? Bisogna fare più punti possibili per poi arrivare a gennaio, che inizia un altro nuovo campionato, cercarlo di arrivare nel miglior modo possibile. Piano piano abbiamo rosicchiato in queste ultime 2 partite un po' di punti alle squadre che ci avanzano. La distanza dalla penultima posizione in classifica con 3 squadre è solamente 1 punto. Sono 3 punti dall'ultima posizione play-out, dalla salvezza diretta, insomma, siamo tutte là. Però adesso il Catanzaro è atteso da 3 partite difficili contro squadre che sono ben oltre i 20 punti a partire dal Fondi. Che difficoltà ti aspetti per la gara di sabato? Quali potrebbero essere i punti critici di questa partita e quali potrebbero essere invece i punti a favore del Catanzaro? Beh, sicuramente il punto nostro a favore può essere che noi abbiamo fame di punti, invece loro sono in una situazione un po' più, diciamo così, tranquilla. Quindi sicuramente andremo in campo avvelenati, perché non puoi arrivare altrimenti. La cosa positiva, cioè loro sicuramente hanno un reparto avanzato che sono molto bravi, sono giocatori di categoria. C'è un ragazzo palermitano che conosco che è molto bravo. Quindi sicuramente bisogna stare attenti sulla fase difensiva, però ci dobbiamo mettere anche del nostro. Dobbiamo cercare di vincere questa partita. Nelle ultime 4 partite è sembrato che con il 4-4-2 la squadra abbia individuato una sua identità tattica. È sembrata più ordinata, come ho detto prima, più coperta, copriamo meglio gli spazi. È una sensazione che avete anche voi dal campo, oppure andava bene anche, cioè era la stessa cosa anche con il 4-2-3-1, il 4-3-3, oppure quando abbiamo giocato a 5 a Foggia. Secondo me, più che sui moduli, parliamo di voglia di vincere i contrasti, perché poi alla fine una partita si vince su quelle cose, sulla voglia di vincere una partita, sulla voglia di non prendere gol, sulla voglia di vincere i duelli con gli avversari. Più duelli vinci, più possibilità hai sia di fare occasioni sia di non prenderle. Venendo a te, proprio a livello personale, non hai nessun giallo, però hai rimediato 3 espulsioni per doppio giallo, forse sei uno dei primi in Italia. Quando succede una cosa del genere, che cosa pensi di fare per evitare che accadano di nuovo? Insomma, che cosa è successo che ti ha portato Beh, ad avere sicuramente questo? meno foga, perché probabilmente ho sbagliato nell'essere un po' troppo crudo, diciamo, no? Nei confronti dell'arbitro, comunque sia, perché fondamentalmente se tu vedi l'espulsione, sì, quella di Catania è stata quella che è stata. A Lecce la prima ammonizione l'ho presa di protesta. Quindi sicuramente stare un po' più calmo nei confronti dell'arbitro. Viene prima il Fondi, ovviamente voi pensate solamente al Fondi, però fra meno di 10 giorni c'è la partita che tutto l'ambiente attende con particolare ansia anche dopo il 3-0 dell'andata. Questo derby con il Cosenza, probabilmente si gioca il 22, a Cosenza vorrebbero giocarlo il 26. Voi cosa preferireste invece fare con i giocatori? Giocarlo il 22 oppure rinviare al 26? Per me non è la stessa cosa, te l'ho detto. Noi adesso pensiamo al Fondi, ma
Sicuramente siamo avvelenati per come è finita l'andata. Quindi adesso pensiamo al fondi, va bene, però quella è una partita molto importante per noi. Fondi, Cosenza e Francavilla, secondo voi qual è la più difficile delle Secondo me questa col fondi potrebbe essere più difficile.